dare nuove chance al territorio partendo dai giovani. È così che Rotary Club Sapri Golfo di Policastro ha messo in piedi, creando le giuste sinergie e coordinato, il progetto presentato sabato a Rocca Gloriosa e volto alla valorizzazione degli importanti beni culturali di questa cittadina. Tutto si è realizzato coinvolgendo le istituzioni, in primis il comune di Rocca Gloriosa, ma anche il Parco del Cilento, e soprattutto 14 studenti dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Sapri. Sono stati loro a studiare come dare visibilità al museo, all'antiquarium, agli scavi e ai tanti reperti di valore scoperti e riportati alla luce a Rocca Gloriosa, un patrimonio spesso sconosciuto agli stessi locali, che però è un valore aggiunto per l'intero territorio. Questo progetto proprio mette in risalto la capacità dei giovani. Sono le loro idee, il loro lavoro, sono le loro proposte. Il progetto ha voluto mettere in evidenza non solo l'eccezionalità del sito, ma la potenzialità in termini di valorizzazione turistica, economica della nostra area, ma anche di mantenimento delle bellezze che abbiamo, perché se non riusciamo a creare sinergia con dei volani di sviluppo sul nostro territorio, il nostro territorio è destinato a morire. Ed è così che gli studenti hanno deciso di puntare su alcune proposte: l'istituzione di una scuola di restauro in loco che faccia nascere nuove professionalità, dando opportunità ai giovani del posto e anche ai tanti beni culturali dell'area, e poi la diffusione della conoscenza del sito di Rocca Gloriosa su internet e sui social, i mezzi più nelle corde delle giovani generazioni. Rocca Gloriosa, il sito di Rocca Gloriosa è ignorato completamente su web. E allora l'azione che hanno messo in campo i ragazzi già da subito è creare una pagina Facebook, creare un collegamento col sito della scuola, creare un collegamento col comune, sempre su web, che sarà implementato nei prossimi mesi. Questa è stata un'occasione da parte degli amministratori, quindi vicepresidenza del parco e sindaco del comune di Rocca Gloriosa, di restare impressionati da questa proposta che hanno fatto i ragazzi, cioè cosa possiamo fare noi quando lavoriamo sul territorio. E allora si sono impegnati come istituzione a dare seguito a questo progetto con un progetto scuola lavoro e portarlo avanti. Le idee e la bellezza sono il motore del mondo. Allora le idee vengono dai giovani, diamo fiducia ai nostri giovani.